Provocazioni, insulti e poi i fatti. Si dice questo non è calcio. Invece la realtà ogni domenica smentisce l'illusione. Purtroppo da anni ormai il calcio è simbolo di violenza, teppismo e in casi estremi ma sempre meno isolati, di morte. Credevamo noi anconitani che viviamo in una città cosiddetta tranquilla di esserne immuni. L'episodio estivo con la Lazio era un chiaro preavviso, ieri la conferma. A testimonianza ecco l'aria che si respirava a 2 ore dall'inizio del derby. Vinciamo noi sugli spalti, anche se la Samp... In che senso vincete sugli spalti? Dentro e fuori spalti. Dentro e fuori. Dentro e fuori. Dentro e fuori. Bruceremo la città, bruceremo. Intervistaci, che vuoi sapere? 2-1, segnato sì. Pranzi e Barodi. Quindi avete fiducia? Come no? Soprattutto in Sopranzi. L'unica speranza. È lui che ci può salvare. Senti, si parla di derby dell'amicizia, ma a quanto pare non sembra. No. Certo, perché ci deve essere amicizia fra anconitani e sammettere? Ecco, perché non ci dovrebbe essere? Sono due popoli differenti. Mondete la goccia, vi mondete. Perché c'è dalla provincia, ci hanno mandato la goccia, 40 anni in Serie C, chiede cerchen. Noi siamo la storia. Noi siamo la storia, voi siete... Niente, ancora che è stato 40 anni in Serie C. Sagra il pesce arrosto, già detto, 40 anni nell'Africa. 40 anni in Africa, noi in Serie C. Non l'abbiamo visto, mo che l'hanno in Africa. Bruciamo la città, ma che cazzo, solo Sammetto ha fatto fare, lo sa? No, neanche Ascoli, capito, che sto pezzino. Capito? La scuola perché ci sta rozzista, perché noi siamo la società buona, perché se no, facciamo uno buono a tutti. Infatti, tu li cambi questa Sammetto, africani, si vengono a tifare ancora, pesce arrosto, pesciaroli, puzzoli di pesce. Tutti stati dove ci sono andati, hanno detto che la sua merito ha sempre merito, cioè non merita. Noi prendiamo 2 punti oggi in Ancona e ci salviamo. Noi in Ancona non ci mettiamo niente. Noi in Italia possiamo lasciare solo i punti dell'ospedale, vai. Tu vai fuori casa, ti stai zitto prima, poi dopo parli, se vinci parli. No, entro campo. Si sono solo una capanna, all'andata cosa è successo? All'andata cosa è successo? Ah no, boccare il drugambo, Africa, Africa, pesce arrosto, la sagra del pesce arrosto, Simone Pessone, Simone! Non so capire! Ah che cazzo, ma ci vanno un po' fanno la allora, abbiamo intervistato i più facinorosi, ma insomma questo derby è incominciato male, c'è molto attrito tra Anconitani e Sammettesi. No, beh, ecco, non direi che è incominciato male. Per me oggi è certamente un grandissimo derby, però ecco, bisogna cercare di rimanere calmi sugli spalti per cercare di concludere una buona giornata, insomma, in una grande festa. Ecco, vinca il migliore sportivamente, però dobbiamo anche riconoscere che quest'anno l'Ancona è una squadretta che va abbastanza bene, per cui noi siamo venuti logicamente con la speranza di poter capire almeno un punto, però ecco, non nascondiamo neanche che magari segretamente nel cuore abbiamo, diciamo, la speranza di una vittoria, però ecco, come ripeto, l'Ancona è una squadra da tenere abbastanza in considerazione, per cui vediamo, insomma, ecco. Questa presenza massiccia ve l'aspettavate? Massiccia, questa massiccia. Non è massiccia. Non so, massiccia. 4 pullman, insomma. 4 pullman, noi ne facciamo 20 del pullman, 25 che si parte del quarto. C'è storia proprio. E poi la partita, che complice anche un arbitro non certo in giornata, ha alimentato gli attriti. Infine, il triste epilogo di una giornata da dimenticare. Domani in pretura, 8 dei 9 arrestati, 1 è minorenne, verranno processati per direttissima.